amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un dolce della pasticceria siciliana, le brioche col tuppo. Morbide vengono utilizzate, quindi consumate sia al naturale che farcite, ma la caratteristica di questa brioche è quella di essere farcita con il gelato e addirittura in Sicilia si usa farcirla con la granita. Ed ora non perdiamo tempo, andiamo a preparare questo dolcissimo dolce. Per prima cosa sciogliamo il lievito con il miele e un po' di latte tiepido. Ed ora metteremo nella planetaria tutti gli ingredienti eccetto il sale e il burro che verranno messi più tardi. Naturalmente io uso la planetaria, ma se voi non l'avete potete tranquillamente realizzare a mano questo bel impasto con un po' di lavoro in più. Partiamo con la farina, aggiungiamo lo zucchero, l'uovo, il lievito, la buccia grattugiata di limone, la vaniglia. E iniziamo a impastare il tutto. Una volta mescolato gli ingredienti, aggiungiamo il latte a filo. L'impasto si è compattato. A questo punto aggiungo il sale, lo faccio assorbire bene, dopodiché inizierò a mettere il burro morbido a pezzetti, un po' alla volta. Mi raccomando, non mettete altro fino a che non sia assorbito il primo. Tutto il burro, non ci resta che far lavorare l'impasto per almeno 10-15 minuti a velocità media e fino a che non si incordi tutto l'impasto e quindi forma la cosiddetta maglia glutinica. Quindi quando vediamo che l'impasto si stacca dal cestello della planetaria e si attorciglia intorno al gancio, l'impasto è pronto. Ed ecco qui, dopo 15 minuti di lavorazione,
a velocità medio-alta, abbiamo ottenuto un impasto elastico, liscio e morbido. Ed ora lo trasferiamo sul piano da lavoro e lo lasciamo lievitare un po'. Mettiamo un po' di farina sul tavolo ed ecco qui il nostro impasto. Vedete com'è bello, soffice. Com'è bello morbido. Diamo qualche piega. Ed ecco qui. Copriamo con una ciotola e lasciamo a iniziare la lievitazione almeno per mezz'ora. Il tempo è passato, la lievitazione si è attivata e adesso andiamo a formare le nostre brioche. Taglio dei pezzi di impasto da 70 grammi la base e 15 grammi la pallina sopra, quindi il tuppo. E andiamo a formare le nostre brioche. Come vedete è morbido, pesiamo un po' troppo, 70 grammi, e 15 la pallina. Prendiamo il nostro pezzo di impasto, lo avvolgiamo su se stesso, lo arrotondiamo e poi andiamo con la mano ad arrotolare in questo modo, vedete? E abbiamo formato la nostra pallina base. Poi prendiamo il piccolino, facciamo la stessa cosa, arrotoliamo. Però una volta arrotolato non dobbiamo metterla così, perché altrimenti con la lievitazione e la cottura andrà a staccarsi. Una volta formata la pallina non ci resta che allungare un po' l'impasto alla base, vedete? Così, come se fosse una goccia. Ecco, vedete? Allora a questo punto andiamo a fare un piccolo buco e cerchiamo di metterla dentro il più possibile, ok? Ed ecco qui la nostra brioche. Io la prendo e la metto qua sulla carta da forno. E adesso non ci resta che coprire con un canovaccio e aspettare che le nostre brioche lievitino. A dopo. Le brioche sono lievitate e dopo circa due ore e un quarto, e adesso le andiamo a spennellare con il tuorlo d'uovo e un po' di latte. Sono uscite dal forno, le ho infornate a 170 gradi per 15 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di 5 gradi la temperatura. Cosa dire, sono profumate, buonissime e bellissime. Io vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video, iscrivetevi al canale, se vi piace commentate. Mi raccomando, attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche.
E come dico sempre, vi do un arrivederci, un grazie, un abbraccio a tutti da Zia Franca.